Ultima gara casalinga del suo fantastico 2015 per la Mastria Vending Catanzaro. Ai ragazzi di Coach Cattani contro una delle quattro big del campionato, la fortissima City Singing Palestrina, servirà una grandissima impresa di quella a cui Carpanzano e compagni ci hanno abituato in quest'anno solare. Appassionati di basket, buonasera da Pier Santo Gallo. Tredicesima giornata del girone C di Serie B al Palapulerà in campo Catanzaro e Palestrina. Subito i quintetti iniziali delle due squadre che da qualche istante si stanno sfidando agli ordini del duo arbitrale composto dai signori Marco Leggero e Antonio Bartolomeo. Per Catanzaro abbiamo in campo Abbassi, Carpanzano, Sereni, Di Dio e Davide Naso, che ha realizzato qualche istante fa il canestro dalla media distanza del 2-0 per Catanzaro. Invece per la formazione laziale di coach Rossella Cecconi abbiamo Rischia, Molinari, Pecetta, Brenda e Gagliardo. La City Singing Palestrina, tra l'altro, si presenta a questo match senza uno dei suoi giocatori migliori finora, l'ex Viola Bisconti, che ha lasciato negli scorsi giorni la formazione laziale. Quindi una gravissima perdita per Palestrina, che intanto però risponde al canestro di Naso con la realizzazione dalla lunga distanza da parte di Rossi, di Rischia, scusate. Sereni dalla media distanza, corto, riesce a recuperare il rimbalzo offensivo Giacomo Sereni e va a subire fallo da parte del giocatore del Latina, il numero 8 Rossi, sì. Saranno due tiri liberi per Giacomo Sereni. Realizza il primo Sereni, che viaggia in campionato con il 66% ai tiri liberi. Sbaglia il secondo. Il rimbalzo da parte di Daniele Brenda e può ripartire la City Singing Palestrina. Serie di passaggi per costruire quest'ottima conclusione aperta da parte di Gagliardo, conclusione che finisce sul ferro, il rimbalzo da parte di Giacomo Sereni. Carpanzano fa tutto da solo, in penetrazione, realizza Gianluca Carpanzano. 5-3 per la Mastria Vending Catanzaro a 7 minuti e 53 secondi dal termine del primo periodo. Il passaggio per Gianmarco Rossi da 3, airball da parte di Rossi, ma recupera il rimbalzo offensivo Palestrina. E poi Naso commette fallo sul numero 9 Dario Molinari, che lo aveva battuto nell'uno contro uno. Sarà rimessa per Palestrina e primo fallo di squadra per Catanzaro. Porta palla Simone Rischia sotto canestro, trova l'assist per Filippo Gagliardo, il capitano del Palestrina. Mette dentro il canestro del pareggio per la formazione laziale. Sereni da sotto, pallone che danza sul ferro, poi termina fuori il contropiede della Palestrina, fulminante davvero, realizzato proprio da Dario Molinari. Vantaggio per la formazione laziale. Ora Catanzaro, che però può rispondere con Thomas Di Dio, fermato in maniera regolare secondo il duo arbitrale da Rischia. Rimessa laterale semplice per il Catanzaro.
schieriscono Di Dio e il suo diretto avversario. Può ripartire Naso che perde palla, aziona il contropiede di Palestina, arresto e tiro e il canestro da parte di Rossi. Rossi miglior marcatore del Palestrina con 17 punti di media. Di Dio, infrazione di passi, chiamata a Di Dio, Cattani si mette le mani ai capelli, poi però sì, si rivolge perplesso, molto perplesso verso il duo arbitrale. Attacca la formazione laziale, fa girare bene il pallone, serve un'impresa oggi, abbiamo già detto al Catanzaro. Il Palestrina è davvero un'ottima formazione, lo sta dimostrando finora. Il canestro dalla media distanza da parte di Gagliardo, 11-5. Sereni, spalle a canestro, si gira bene Sereni e realizza Giacomo Sereni, punto numero 3 oggi per lui. Ancora ci prova dalla distanza Simone Rischia e realizza primi 3 punti per lui. Attenzione perché prova a prendere subito il largo Palestrina. Abbassi in penetrazione, Abbassi realizza, fermi Abbassi. Catanzaro fa soffrire la formazione avversaria quando parte in penetrazione, però finora Palestrina sta tirando con percentuali assurde dall'arco dei 6,75. Qui è arrivata la realizzazione da parte di Rossi, punto numero 8 già per lui. Perde palla qui Catanzaro in maniera banale, aziona di nuovo il contropiede per Palestrina e ancora una tripla per Rossi e qui coach Cattani non può far altro che chiamare il timeout. 20-9, Catanzaro più che doppiato a 4 minuti e 50 dal termine del primo periodo. Davvero percentuali assurde per Palestrina da 3. 4 su 7 per la formazione laziale. Con Rossi, grandissimo protagonista finora di questo match. Ora sicuramente dovrà aggiustare qualche meccanismo offensivo e anche difensivo coach Cattani, con l'ausilio ovviamente di Danilo Chiarella, di Orlando Pullano. Rientrano in campo le due formazioni. Palla in mano a Catanzaro che deve recuperare uno svantaggio di 11 punti. Rientrato con lo stesso quintetto Catanzaro. Naso uno contro uno, spalle a canestro, scarica per Thomas Di Dio, arresto e tiro sul ferro, il rimbalzo da parte di Rischia. Nuova azione offensiva per Palestrina, arresto e tiro ancora da parte di Rischia, il pallone però viene respinto sul ferro. E il Catanzaro, scampato il pericolo di un'ennesima tripla da parte di Palestrina, può ripartire in fase offensiva con Thomas Di Dio, esce dai blocchi Carpanzano. Carpanzano prova a sfidare nell'uno contro uno il suo diretto avversario e poi Abbassi ferma in maniera irregolare in contropiede Rossi, sventando un probabile canestro abbastanza facile. Non è assolutamente fallo antisportivo perché era andato a cercare il pallone.
Fermi a Bassi, riparte ora Palestrina. Brenda, arresto e tiro, e la tripla ancora da parte di Rischia. Sta soffrendo davvero un sacco Catanzaro in queste, con queste conclusioni dalla distanza. Percentuali altissime davvero per Palestrina, si spera ovviamente caleranno, perché in caso contrario davvero sarà impossibile per Catanzaro recuperare questo gap che ora è di 12 punti. Anche Catanzaro però ci sta mettendo del suo con un attacco un po' confusionario, tanti errori, tante palle perse in bandiera banale. Carpanzano, arresto e tiro di Carpanzano, airball di Carpanzano, e può ripartire ora Palestrina. Da sotto realizza Rischia, punto numero 5 per lui, sempre massimo vantaggio per Palestrina. Naso ci prova da 3 sul ferro. Momento difficilissimo per Catanzaro. Rischia, se ne va, Rischia da sotto, sbaglia, rimbalzo offensivo da parte di Gagliardo, che poi però sbaglia, recupera il pallone a Bassi, poi per un attimo fermi a Bassi, aveva perso il pallone che per sua fortuna è finito fuori dopo il tocco del suo diretto avversario, quindi sarà rimessa sempre per Catanzaro. Naso, arresto e tiro di Naso sul ferro, corto, e Catanzaro davvero in difficoltà in fase, in tutte e due le fasi sicuramente. Basti vedere, 25 punti subiti, sono davvero un'anomalia per una, per la squadra di coach Cattani nel primo quarto, e poi i 9 punti realizzati in 8 minuti si commentano da soli. Ancora Naso prova a tirare, anzi desiste, la cede ad Abbassi sul ferro, Catanzaro sparacchia dalla distanza senza trovare il canestro, e allora decide di mettere coach Cattani un giocatore che ha qualche punto nelle mani come Totò Infelice. Qui intanto Rischia nell'uno contro uno con il neo entrato Latella, ci prova ancora Rischia e realizza. Rischia, incredibile, 28-9, primo quarto da incubo per Catanzaro. Latella ci prova lui da 3 sul ferro, oggi non vuole entrare il pallone. Rischia trova il varco giusto per Gagliardo da sotto sul ferro, rimbalzo di Latella. Ora Abbassi nell'uno contro uno in penetrazione, arresto e tiro di Fermi Abbassi, corto. Quanti tiri corti oggi per Catanzaro. Poi ci prova dalla lunga distanza Rossi, pallone sul ferro, poi Carpanzaro prova con un passaggio veloce ad azionare Giacomo Sereni, ma il pallone viene sporcato. Diversi cambi nel quintetto per coach Cattani, fuori Abbassi e Naso e dentro Calabretta e Infelice. Carpanzano si libera al tiro, Latella grazie al blocco del suo compagno e realizza. Domenico Latella, primi 3 punti per lui, si sblocca Catanzaro anche dalla lunga distanza grazie a Domenico Latella. 28-12 è però durissima per Catanzaro, che deve cercare di non subire fallo in quest'ultima azione, di non subire canestro, cioè, scusate,
e poi guadagna il rimbalzo difensivo Catanzaro. Ora avrà 9 secondi a disposizione per concludere questa ultima azione offensiva e quantomeno rendere meno pesante il passivo. Carpanzano fermato con un fallo, Gianluca Carpanzano. Non ha raggiunto il bonus ancora Palestrina, quindi sarà semplice rimessa per Catanzaro con 5 secondi da giocare. Sereni, altro fallo. Questa volta chiamato all'ex di turno Jacopo Pozzi. Neo è entrato anche lui. 4 secondi. Sereni, arresto e tiro di Sereni sul ferro. Termina qui il primo quarto. 28 a 12 per Palestrina. Di nuovo in campo qui al Palapulerà, Catanzaro e Palestrina. 28 a 12 il parziale nel primo periodo. Palestrina che finora ha tirato con 6 su 12 dall'arco dei 6,75, il 50%, davvero una prestazione mostruosa per i laziali finora. Invece finora balza agli occhi il 5 su 15 dal campo per Catanzaro e le 5 palle perse per la formazione di coach Cattani, che qui subisce un altro canestro da parte di Brenda. Si fa davvero dura, ma ancora c'è tanto tempo per recuperare. Qui Sereni guadagna da sotto canestro un buon fallo che gli consentirà di andare a tirare 2 tiri liberi. Lui che nel primo quarto aveva fatto 1 su 2 dalla linea della carità. Realizza il primo tiro libero Giacomo Sereni. E realizza anche il secondo. Punteggio che rimane pesantissimo ancora, 30-14 per Palestrina. Palestrina, ricordiamolo ancora una volta, una delle 4 big del campionato. È quarta in classifica, quota 18 punti, 2 in più della Mastria Vending Catanzaro. Qui davvero infrazione di passi abbastanza netta da parte di Palestrina, non ravvisata dal duo arbitrale, che adesso però ha qualcosa da dire, soprattutto il primo arbitro, il signor Leggero, nei confronti di coach Pullano, che si lamentava per la mancata chiamata dell'infrazione dei passi, che ci è parsa abbastanza netta a noi da parte del giocatore di Palestrina. Abbassi intanto. Porta palla uno contro uno con il diretto avversario. Latella da sotto. Stoppato Latella da Pierangeli. Poteva fare meglio qui sicuramente Domenico Latella. Giocano sotto canestro i ragazzi di coach Lulli, anche se a referto è scritta come coach Roberto Cecconi. Attenzione, dormita di Catanzaro sotto canestro e la realizzazione da parte di Brenda.
Sbaglia Femi Abbassi il passaggio per Giacomo Sereni, azione il contropiede di Palestrina. Catanzaro però è rientrato, fa girare bene però la palla Palestrina. Pozzi stoppato da Giacomo Sereni che poi va a recuperare il rimbalzo e poi chiama addirittura fallo a Giacomo Sereni, il duo arbitrale. Incredibile. I fischi del Palapulerà per questa decisione arbitrale. Probabilmente c'è stato il contatto tra Pozzi e Sereni, ma potrebbe aver accentuato l'ex giocatore di Catanzaro. Eccolo qui, Jacopo Pozzi ci prova, il rimbalzo di Carpanzano sull'errore di Pozzi. Ora Catanzaro può ripartire con il suo capitano. Va in penetrazione Carpanzano che però non riesce a realizzare lo scarico per il tiro da parte di Brenda. Ora sono calate in questo secondo periodo le percentuali di Palestrina, però Catanzaro non ne sta approfittando e poi soprattutto sta concedendo troppi secondi tiri a Palestrina, che poi inevitabilmente punisce. È entrato nel Catanzaro Rotundo che ha toccato ora il pallone. Il primo arbitro, il signor Leggero, questa volta chiama fallo a favore di Giacomo Sereni. Secondo fallo di squadra per Palestrina. Esce Abbassi ed entra Di Dio. Coach Cattani toglie il doppio play. Sereni prova ad andare da solo, Giacomo Sereni batte Gagliardo e va a realizzare con un elegante sottomano il canestro del 16-34. Da sotto sbaglia Jacopo Pozzi che era accoppiato tra l'altro anche con Rotundo, e poi Carpanzano firma il 4-0 di Catanzaro. E poi coach Lulli chiama il time out non in tempo però per essere poi ratificato dal tavolo. È stato davvero al limite coach Lulli del fallo tecnico, poi però è arrivata la tripla della sua squadra e ha desistito dal chiamare il time out. Di Dio, tiro comodo per Thomas Di Dio che realizza. Catanzaro ora ha trovato una certa continuità in fase offensiva nelle ultime tre azioni, ma deve difendere anche Catanzaro. Jacopo Pozzi intanto prova di tabella ma il pallone rimane incastrato al canestro, si lamenta Carpanzano. Ed ora ci sarà time out per coach Cattani. Un time out questo sicuramente per aggiustare ciò che non va in difesa. Beh, guardate, dopo 15 minuti Catanzaro ha subito 37 punti. Davvero, ripetiamo, un'anomalia per la formazione di coach Cattani, che in questa stagione ha fatto della difesa la sua arma principale. Nelle file di Palestrina 17 punti per Rossi con ben 5 su 7 e il 71% dall'arco dei 6,75 e 8 punti per Rischia, mentre per la Mastria Vending Catanzaro 7 punti per Giacomo Sereni con 4 rimbalzi anche al referto e poi 4 punti e 4 rimbalzi per Gianluca Carpanzano.
si riparte con la rimessa che sarà battuta da Rotundo. Serve Carpanzano, quindi può ripartire con il pallone nelle mani del suo capitano, il Catanzaro. Carpanzano prova a sfruttare il blocco di Totò Infelice e realizza una grandissima tripla. Subito Gianluca Carpanzano, 7 punti per lui quest'oggi. Ora però Catanzaro deve difendere. Arresto e tiro da parte di Stirpe. Qui Catanzaro ha difeso bene. Non è buono il canestro di Carpanzano, che ha subito fallo. Il terzo di squadra per Palestrina in questo secondo periodo. Sereni, serve Infelice. Didio lontano dal canestro, Thomas Didio. 10 secondi per Catanzaro. Didio prova ad andare in penetrazione, poi sbaglia. Rimbalzo da parte di Antonio Rotundo, che subisce fallo e va a tirare per questa sua gita in lunetta. Rotundo, che tra l'altro ha il 100% ai tiri liberi, ne ha tirati pochi ma finora li ha realizzati tutti. Antonio Rotundo sbaglia però il primo. Rotundo, come non detto, realizza il secondo. E attenzione, subito il time out per Palestrina. Sicuramente un time out anche questo per aggiustare i meccanismi difensivi di Palestrina, che nelle ultime azioni sono andate un po' in difficoltà, visto che Catanzaro ha trovato una certa continuità nell'andare a canestro. A differenza invece di Palestrina, il Catanzaro si è leggermente avvicinato a Palestrina, 24-37, ma la strada è ancora lunga per i ragazzi di coach Cattani. Ricordiamo il massimo vantaggio di Palestrina è stato sul 34-14. Più 20 quindi per Palestrina. Ora però Catanzaro ha recuperato fino al meno 13. C'è ancora tanto da fare per la formazione giallorossa, che ora deve difendere su questa azione di Palestrina. Lontano dal canestro la formazione laziale. Pozzi ci prova da tre, pallone sul ferro. Il rimbalzo da parte di Carpanzano, se ne va Carpanzano in cost to cost, serve Rotundo, però ha pestato la linea del fondo del campo e quindi perde palla Catanzaro, mentre continua a far ruotare i suoi uomini coach Lulli. Il tiro da parte di Gagliardo, pallone sul ferro. Carpanzano da sotto, Carpanzano realizza, Gianluca Carpanzano subendo anche fallo. Andrà in lunetta per un tiro libero supplementare. Grande azione questa di Catanzaro. È riuscita a difendere bene, ha recuperato il rimbalzo e poi è riuscita a mettere dentro il canestro. Più fallo, il potenziale gioco da tre punti.
con Carpanzano. Ora si è riavvicinato fino al meno 10 Catanzaro. Di Dio ringhia sul suo diretto avversario, non riesce a recuperare il pallone. Comincia a scaldarsi il Palapulerà. Qui tutto regolare per il duo arbitrale. Ci sentiamo di concordare su questa decisione. Prova il tiro Rossi, che realizza da tre. Anzi, scusate, da due ha segnato Rossi. Gran canestro questo da parte di Rossi. C'è intanto da asciugare il parquet. Cattani, guardatelo, imbestialito con Rotundo. Ora può ripartire Catanzaro. Tre minuti e 18 secondi da giocare nel secondo periodo. 39-27. Carpanzano, arresto e tiro di Carpanzano, punto numero 12 per lui. Risponde Catanzaro, che sotto l'impeto del suo capitano ha trovato una certa continuità offensiva. Qui vede bene l'arbitro, fallo in attacco per Palestrina. Attenzione, perché questo è il fallo numero 5 in questo secondo periodo. Sereni, palleggio irregolare per Giacomo Sereni, finisce per perdere palla in maniera banale Catanzaro. Che peccato, altro sfondo intanto presso da Rotundo. Qui facendo Lulli che Rotundo si è buttato. Vediamo un po' se si può riprendere il gioco. Momento di pausa del match, ne approfittano i due coach per dare delle indicazioni ai loro giocatori. Vediamo, ora si può riprendere ora. 2 minuti e 41, più 10 Palestrina. Carpanzano, porta palla per Catanzaro. Naso, Sereni, spalle a canestro Giacomo Sereni, si gira bene Sereni da sotto, senza fallo il Palestrina, difende forte su Giacomo Sereni che è costretto all'errore. Ora attacca Palestrina, sfrutta il blocco, rischia e poi il tap-in vincente da parte di Brenda. Carpanzano prova a fare tutto da solo, Carpanzano che realizza ...31-41... è pronto ad entrare nel Catanzaro. Abbassi, Molinari per Rischia, uno contro uno di Rossi sul ferro, il rimbalzo ancora di Carpanzano. Che partita da parte di Carpanzano, che fa tutto da solo e poi sbaglia un canestro che sarebbe stato fondamentale mettere dentro. Catanzaro sarebbe andato
sotto i 10 punti di svantaggio. Attenzione sul ferro, questo tentativo di tripla da parte di Rischia, come praticamente era naturale. Calano, sono calate notevolmente le percentuali al tiro da parte di Palestrina. 10 secondi per Catanzaro. Carpanzano sul ferro, tiro forzato questo per Carpanzano, poteva fare meglio qui Catanzaro. Il fallo intanto da parte di Rotundo. Esce ora Carpanzano ed entra Abbassi. Applausi della Palapulerà per Gianluca Carpanzano. La battuta di Rischia, col qui proprio Rischia, lo scarico per il suo compagno di squadra sul ferro, il tentativo da parte di Brenda. Può ripartire Catanzaro, ha la palla per andare sotto di 10 punti, naso sul ferro, corto. Che peccato per Catanzaro. 30 secondi da giocare in questo secondo periodo. Spalle a canestro, Gagliardo da sotto. Il fallo da parte di Giacomo Sereni su Gagliardo. Quarto fallo di squadra per Catanzaro, secondo fallo personale per Giacomo Sereni. Saranno due tiri liberi per il capitano Gagliardo. È pronto ad entrare intanto Armando Cossari nel Catanzaro. Sbaglia Gagliardo intanto il primo tiro libero. Realizza il secondo, doppio cambio, anzi triplo cambio addirittura per Palestrina, mentre esce Sereni ed entra Cossari per Catanzaro. Dieci secondi, può andare fino alla fine Femi Abbassi. Va Abbassi in penetrazione, realizza Femi Abbassi. Ora 5 secondi per Palestrina. Prova il canestro. Gagliardo, incredibile pallone che viene letteralmente sputato dal ferro. Si salva Catanzaro che proprio in extremis riesce a portare lo svantaggio sotto i 10 punti contro Palestrina. In un match che quindi rimane aperto. È tutto da seguire nei prossimi 20 minuti effettivi. Ora però c'è l'intervallo lungo. Linea alla regia. Ripartito in questo momento la seconda parte di gara tra Mastia Vending, Catanzaro e Palestrina. Seguiamo subito questa azione della formazione laziale, il rimbalzo da parte di Thomas Di Dio. Ricordiamo il punteggio, Catanzaro 33, Palestrina 42, ma ancora Carpanzano, il grande protagonista di questo match nelle file di Catanzaro, accorcia il distacco siglando di tabella il punto numero 16 del suo match. Risponde però immediatamente Palestrina con Gagliardo. Se lo sono persi Naso e Sereni, non ha perdonato Gagliardo. Qui Naso, Abbassi, serve Thomas Di Dio, arresto e tiro di Di Dio che realizza. Catanzaro sul meno 7. Attenzione, arresto e tiro ancora di Rischia, pallone sul ferro e ora Catanzaro può andare sospinto dal suo pubblico. Abbassi al limite dell'infrazione per Thomas Di Dio sul ferro, corre anche Palestrina dall'altra parte. Rischia
Spalla al canestro Gagliardo, infrazione di passi di Gagliardo. Può riprendere Catanzaro e può andare a giocare per il meno 4 addirittura. Abbassi, serve Davide Naso, uno contro uno di Davide Naso, prova a penetrare in aria, serve Thomas Di Dio che realizza 44-39, Catanzaro sempre più vicino a Palestrina e ora si scalda il pubblico del Palapolerà. Rischia lo scarico per Molinari, si gioca sotto canestro, il fallo fischiato a Davide Naso su Gagliardo, rimessa per Palestrina, secondo fallo personale da parte di Davide Naso. Battuta la rimessa, rischia, serve Gagliardo sotto canestro, uno contro uno con Naso, pallone sputato dal ferro, riparte Carpanzano, affrontato da Molinari, riesce a mantenere il pallone Carpanzano. Abbassi, arresta il tiro di Abbassi, la tripla di Femi Abbassi, Catanzaro sul meno 2. Mai così vicino Catanzaro su Palestrina. E vediamo un po'. Due tiri liberi per Palestrina per il fallo di Thomas Di Dio. Si infiamma il Palapolerà. Catanzaro sta capendo che ha le possibilità per fare una grandissima impresa oggi. Sembrava impossibile per i giallorossi nei primi minuti contrastare lo strapotere di Palestrina, ma nel secondo quarto, nella seconda metà del secondo quarto e al rientro dal riposo lungo, i giallorossi stanno dimostrando di poter duellare alla pari con Palestrina, che però si riallontana nuovamente sul più 4 con questo 2 su 2 ai liberi da parte di Rossi. Carpanzano, arresto il tiro di Carpanzano, la tripla di Carpanzano, meno 1 per Catanzaro. Grandissima partita dei giallorossi dopo un primo quarto da incubo, rischia da sotto, realizza. Ora però Catanzaro è sotto di 3 punti. Abbassi, sporca il possesso Molinari, ma non riesce a fare suo il pallone. Ancora un altro errore di Catanzaro, ma per fortuna della formazione di coach Cattani il pallone rimane nelle proprie mani. Sereni per Femi Abbassi. Arresto e tiro di Abbassi sul ferro, questa volta il tentativo di Abbassi, il rimbalzo di Gagliardo. Catanzaro poteva andare per il pareggio e invece ora subisce il canestro del più 5 da parte di Rischia. Naso, netta questa infrazione di questo fallo di Davide Naso. Proprio sotto gli occhi dell'arbitro, terzo fallo per Davide Naso, terzo fallo di squadra per Catanzaro nel terzo periodo. C'è da asciugare il parquet intanto. Le indicazioni di coach Cattani per i suoi ragazzi. Rischia,
Arresto e tiro di Rischia, pallone sputato dal Ferro, rimbalzo è per Catanzaro. Ci pensa qualche attimo il primo arbitro, ma abbastanza netta. Abbastanza netto il tocco del giocatore di Palestrina. Abbassi, porta palla, Catanzaro dovrebbe cercare di giocare anche vicino al canestro oppure tentare appunto queste penetrazioni. Carpanzano, tiro aperto per Carpanzano sul Ferro, rimbalzo per Giacomo Sereni che regala un altro extra possesso a Catanzaro. Sereni da sotto, Giacomo Sereni sul Ferro, rimbalzo di Naso che realizza Davide Naso. Catanzaro di nuovo sul meno 3. Quarto punto per Davide Naso che ora realizza, che ora recupera questo pallone. Arresto e tiro di Naso sul Ferro. Troppa fretta qui per Davide Naso. Un errore imperdonabile per un giocatore della sua esperienza. Poteva sicuramente gestire meglio questo contropiede Davide Naso. E ora Catanzaro si becca questo canestro. Puntuale come le tasse, è arrivata la punizione da parte di Brenda. Di nuovo sul meno 5 Catanzaro. O Palestrina sul più 5, fate voi. Ora proprio Naso, spalle a canestro. 7 secondi per Catanzaro, si gira Davide Naso. Prova lo scarico per Sereni! Giacomo Sereni, la tripla confezionata dai due lunghi di Catanzaro. E ora giallorossi sul meno 2 nuovamente, devono difendere, fanno sportellate i Naso e Gagliardo. Alla fine l'arbitro decide per il fallo commesso da Davide Naso, chiamato a Davide Naso. Secondo fallo per fortuna di Catanzaro per Davide Naso, quarto fallo di squadra in questo terzo periodo. 3 minuti e 51 da giocare, gita in lunetta per Gagliardo. Realizza il primo tiro libero Gagliardo, che viaggia con l'82% in campionato dalla lunetta. Fa 2 su 2 qui. E nuovamente Catanzaro sul meno 4. Davvero un'altalena il risultato in questo terzo periodo. Catanzaro con Rotundo. Serve Giacomo Sereni. Può fare tutto da solo Giacomo Sereni. Scivola e decide di passare il pallone a Perabassi. Di Dio, incredibile il pallone! Davvero è stato sputato dal canestro. Che occasione per Catanzaro, che ora però deve difendere. Gagliardo da sotto realizza e si ritrova nuovamente sul più 6 Palestrina. Sta giocando molto su Gagliardo Palestrina, e Gagliardo sta mettendo in difficoltà i due lunghi di Catanzaro. Abbassi, arresto e tiro di Femi Abbassi, corto, scelta sbagliata di Catanzaro. Rischia, arresto e tiro di Rischia, anche qui pallone sputato dal Ferro, rimbalzo da parte di Antonio Rotundo. Catanzaro che gioca con un quintetto abbastanza basso. Carpanzano, fallo in attacco di Carpanzano su Molinari. E ora ci sarà time out per coach Cattani. Sicuramente c'è da aggiustare qualche situazione tattica, su tutte Gagliardo è un problema per Catanzaro, soprattutto in questo terzo periodo. Riescono i giocatori di Palestrina fargli arrivare il pallone con estrema facilità e poi con un solito movimento spalle a canestro riesce sistematicamente a battere i due lunghi di Catanzaro. Vediamo cosa si inventerà coach Cattani con la collaborazione di
Chiarella e di Pullano per ovviare a questa situazione tattica con Catanzaro che non sta assolutamente demeritando in fase offensiva, deve però migliorare qualcosa in fase difensiva. Gagliardo che ha realizzato finora 11 punti con 3 rimbalzi, ma i veri problemi per Catanzaro sono arrivati da Rossi, 21 punti con 7 su 11 dal campo, 5 su 7 da 3 e 5 rimbalzi, un fattore finora Rossi. Nel Catanzaro finora 19 punti con 9 rimbalzi per Carpanzano, vicinissimo alla doppia doppia. Riparte ora Rischia, attenzione a Rischia, in penetrazione, sbaglia Rischia, rimbalzo per Carpanzano. Catanzaro però si era fatto sorprendere in penetrazione da Rischia. 12 punti finora per Rischia, anche lui una spina nel fianco per Catanzaro. Intanto Carpanzano, corta questo tentativo di Carpanzano. Qui Sereni con esperienza frena la corsa di Rossi e perde il pallone Rossi grazie all'intercetto di Rotundo. Rotundo per Didio che realizza, importantissimo questo canestro per Thomas Didio. Catanzaro nuovamente sul meno 4, 1 minuto e 42 dal termine del terzo periodo. Attenzione, autostrada per Molinari e non se lo lascia ripetere due volte Molinari, realizza il canestro del 58-52. Sereni per Abbassi, Carpanzano da sotto, realizza Carpanzano. Catanzaro ancora sul meno 4, chiede la difesa coach Pullano a Catanzaro e sbaglia qui Rischia, il passaggio per Gagliardo e ora ci sarà time out proprio chiesto da Lulli. Time out questo ovviamente per frenare il magic moment di Catanzaro che ha davvero trovato un'ottima continuità in fase offensiva. Dovrebbe entrare nel Catanzaro Totò Infelis. Abbiamo visto che si è tolto la maglia, era già pronto praticamente sul cubo del cambio, invece ora è tornato in panchina a seguire le direttive di coach Cattani. Fischiano i due arbitri, rientrano in campo le due formazioni, ci mette un po' di più Palestrina. Abbassi, portapalla Fermi Abbassi, ultimo minuto di questo match, 16 secondi per questa azione di Catanzaro. Rotundo, serve Abbassi, Abbassi da tre sul ferro, questa conclusione di Fermi Abbassi che però ha subito fallo. Saranno 3 tiri liberi per Fermi Abbassi, ma davvero ha rischiato di fare il potenziale gioco da 4 punti Fermi Abbassi, canestro da 3 più fallo, davvero una rarità qui al Palapulerà, ma c'è stata qualche volta questa situazione. Intanto Fermi Abbassi realizza il primo tiro libero. Ancora qualche problema al tavolo. Può andare per il secondo.
sbaglia, fermi a Bassi. Un altro tiro libero però per lui. Realizza, fa 2 su 3, fermi a Bassi. 58 a 56 per Palestrina, sarebbe oro colato per Catanzaro chiudere con uno scarto simile. Ora attacca Palestrina, Stirpe sbaglia qui intanto il numero 8 Rossi e guadagna il pallone Antonio Rotundo, che oggi sta disputando una buona prova in fase difensiva. Ora però Catanzaro ha la possibilità di pareggiare e addirittura di passare in vantaggio. C'è una discrepanza di 3-4 secondi tra il cronometro dei 24 e quello principale. Abbassi per Sereni, lo scarico per Di Dio, fallo su Thomas Di Dio che andrà, no, non andrà a tirare perché ha commesso un solo fallo in questo terzo periodo Palestrina, questo è il secondo personale per Palestrina. Per Catanzaro però la possibilità di arrivare fino alla fine, ci sono 6 secondi e 50 a disposizione. Si parlano Abbassi e Sereni, vediamo se i due stanno concordando uno schema offensivo per andare a canestro. Di Dio prova ad andare uno contro uno, Di Dio airball, recupera il pallone Antonio Rotundo che va a canestro e subisce anche il fallo. Grandissimo Antonio Rotundo. Ora c'è un libero supplementare a disposizione per il vantaggio del Catanzaro. Applausi scroscianti per Antonio Rotundo da parte del Palapulerà. Realizza Rotundo, 1:25, prova una preghiera dalla distanza. Stirpe, ma il pallone si perde lontano dal canestro e il terzo periodo termina 59-58 per Catanzaro. Ultimo infuocato quarto qui al Palapulerà tra Mastria Vending, Catanzaro e Palestrina. Dopo una grandissima rimonta Catanzaro è arrivato addirittura a condurre, ricordiamo era sotto di 20 punti al 17° minuto, la formazione di coach Cattani proverà ora a completare questa impresa. Il passaggio da parte di Rotundo però dove non ci sono compagni di squadra, dopo un'ottima penetrazione ha provato appunto lo scarico per un probabile tiro dall'arco ma era completamente sbagliato il passaggio. Comunque bene davvero Antonio Rotundo che il suo l'ha fatto finora. Infelis qui commette un fallo evitabile su Brenda. Speriamo che non pesi questo fallo negli ultimi minuti quando in una possibile lotteria del fallo sistematico pure con il punteggio in equilibrio conterà molto se una squadra o meno sia in bonus, lo abbiamo visto nella scorsa partita qui al Palapulerà come è stato decisivo questo fattore in favore per fortuna della Mastria Vending Catanzaro. Infelice prova il tiro, desiste, prova a fare tutto in penetrazione Infelice e poi sbaglia l'appoggio in sottomano. Che peccato qui per Catanzaro. Prova intanto Rossi, la tripla di Rossi, una sentenza oggi dall'arco dei 6,75. Attenzione a non mettere il ritmo nuovamente Rossi perché davvero ha dimostrato di avere un tiro mortifero dall'arco dei 6,75. Di Dio subisce fallo, la
parte di un giocatore di Palestrina. Bene così perché bisogna andare in equilibrio anche per quanto riguarda i falli di squadra. Il fallo è stato commesso da Brenda, terzo fallo per lui. Ora ci saranno due tiri liberi per Thomas Di Dio. Sbaglia Thomas Di Dio. Catanzaro si conferma una formazione tutt'altro che eccellente dall'arco, dalla linea della carità, ma Di Dio realizza il secondo. Catanzaro sul meno uno contro Palestrina, 8 minuti e 42 dal termine. E qui frana Thomas Di Dio sul suo diretto avversario che si era fermato. Ovviamente non è antisportivo perché non c'era assolutamente cattiveria da parte di Thomas Di Dio. Sarà però rimessa per Palestrina, il secondo fallo personale, il secondo fallo di squadra per Catanzaro. Brenda, Gagliardo, Rossi, attenzione al limite, butta palla, Palestrina qua va a guadagnare un ottimo fallo, fermi a Bassi. Qui praticamente c'è stato un passaggio fuori misura per Rossi che non è riuscito poi, che nel tentativo di evitare l'infrazione dei 24 secondi, anzi degli 8 secondi scusate, ha buttato alla cieca il pallone nella metà campo di Catanzaro. Pallone intercettato da Fermi Abbazzi che ha subito fallo da parte di Pierangeli, quarto fallo per lui, ed è qua la rimessa per Catanzaro. In penetrazione realizza Giacomo Sereni dopo l'errore di Thomas Di Dio. Catanzaro nuovamente in vantaggio. Ora però bisogna difendere su Palestrina. Rischia. Recupera palla Catanzaro, che attenzione! Rotundo da sotto, Antonio! Rotundo 64-61 a 7 minuti e 45 dalla termine. Catanzaro l'ha recuperata e ora è in vantaggio di 3 punti contro Palestrina. Una grandissima prestazione di Catanzaro finora. Ha ovviamente chiamato time out coach Lulli per frenare questo momento di Catanzaro, cercare di spezzare il ritmo alla formazione di coach Cattani. Vediamo se sarà riuscito in questo intento Lulli al rientro dal time out. Tanto Cattani dispensa preziose indicazioni ai suoi ragazzi. Attaccato davvero male Palestrina nelle ultime azioni, Catanzaro ne ha approfittato inesorabilmente. Rientrano in campo le due formazioni, sarà rimessa per Palestrina. Rischia. E attenzione, Rotundo guadagna il fallo in attacco, il fallo commesso tra l'altro anche da un certo Rossi, quindi un fallo abbastanza pesante questo. Vediamo un po' qual è il terzo fallo da parte di Rossi a 7:33 dal termine. Ora Catanzaro avrebbe bisogno di un canestro pesante. Vediamo un po' cosa succede. Attenzione, tecnico, fallo tecnico chiamato a Cattani.
Non ci voleva questa, comunque sarà un tiro libero più rimessa. Realizzato il tiro libero da Rossi. Ricordiamo il nuovo regolamento: per i falli tecnici c'è un solo tiro libero, mentre negli altri anni ce n'erano due, e poi ovviamente il possesso palla per la formazione che ha tra virgolette subito il fallo tecnico. Qui pesta la linea il giocatore di Palestrina, e questo fallo tecnico non ci voleva, perché davvero ha permesso a Palestrina di sbloccarsi quando la stessa in questo momento è uno stato di confusione in fase offensiva. E qui altro fallo in attacco chiamato a Catanzaro, in particolare a Thomas Di Dio. Quarto fallo per Thomas Di Dio, infatti ora coach Cattani pronto a sostituirlo. Tira fuori l'artiglieria pesante coach Cattani, di nuovo in campo il miglior marcatore di Catanzaro, Gianluca Carpanzano, 21 punti per lui. Ora però deve difendere Catanzaro, deve difendere bene come ha fatto finora, magari evitando anche il fallo, che sia la situazione in equilibrio finora. Gagliardo da sotto realizza il numero 9 Molinari su assist di Gagliardo. Attenzione alla situazione tattica, Carpanzano perde un altro pallone, vediamo se coach Cattani chiamerà il time out. Rotundo qui, guadagna il fallo in attacco, grandissimo oggi davvero Antonio Rotundo. Proteste vibranti da parte di Lulli. Quarto fallo addirittura per Rossi. Importantissimo davvero Antonio Rotundo. ...64 pari. Ora però Catanzaro deve ritrovare il ritmo in fase offensiva. Ha sprecato troppi palloni nelle ultime azioni. E ora guardate come coach Lulli è costretto a sostituire Rossi. Personalmente questa ci è parsa una decisione dubbia per il duo arbitrale, comunque va bene così per Catanzaro. 6 minuti e 37 secondi, ha raggiunto il bonus Palestrina, 4 falli contro 3. Al prossimo fallo commesso da Palestrina saranno 2 tiri liberi sempre per Catanzaro. Abbassi, porta palla Femi Abbassi, prova a sfruttare il blocco di Davide Naso, resta il tiro di Abbassi, corto, rimbalzo però da parte di Carpanzano che regala un extra possesso a Catanzaro. Abbassi in penetrazione, lo scarico per Rotundo. Rotundo, 2 secondi per Catanzaro. Naso scocca il tiro, però erano scaduti i 24 secondi. Catanzaro non sta attaccando bene nelle ultime azioni. Riparte ora Palestrina, 6-5. Fino al termine del match. Attenzione, la tripla da parte di Pierangeli, imbestialito davvero Cattani, più 3 per Palestrina. Catanzaro davvero alla pari contro una delle 4 big del campionato Palestrina. Qui Carpanzano guadagna un prezioso fallo, 2 tiri liberi.
per Carpanzano. Infatti è il quinto fallo questo di Palestrina. Il fallo è stato commesso tra l'altro da Molinari. Le indicazioni di coach Cattani per Abbassi. Gita e lunetta per Carpanzano. Realizza il primo Carpanzano. E realizza anche il secondo. Catanzaro di nuovo sul meno uno. 5 minuti. Rotondo, strepitoso, recupera il pallone. Abbassi lo perde e guadagna comunque la rimessa. Qui c'è stata una protesta vibrante da parte di Molinari, davvero al limite del fallo tecnico. Troppo permissivi qui i due arbitri nei confronti di Molinari, soprattutto dopo che è stato fischiato il fallo tecnico a Catanzaro, la panchina di Catanzaro. Sereni, gran movimento per Giacomo Sereni che riesce a servire Abbassi. 10 secondi per Femi Abbassi, airball. Qui scelta completamente sbagliata, si poteva fare assolutamente di più. Molinari. Gagliardo. Rischia. Intercetta il pallone Femi Abbassi, ma c'era stato un fallo commesso da Antonio Rotondo. È il quarto fallo di squadra per Catanzaro, che raggiunge anch'esso il bonus. Ora attacca Palestrina, 5 minuti esatti al termine, 67 per i laziali, 66 per Catanzaro. Ora la tripla da parte di Rischia. Doccia fredda qui per Catanzaro. Sconsolati Pullano e Cattani. Rotondo lo scarico per Carpanzano. Carpanzano prova a fare tutto in penetrazione. Carpanzano subisce fallo, andrà in lunetta per due tiri liberi. Fallo qui per Gagliardo. Terzo fallo. Si concentra Carpanzano, realizza il primo tiro libero Carpanzano. Realizza con l'aiuto del ferro e con tanti brividi il secondo. Più due Palestrina, deve difendere ora Catanzaro, è scontato. La formazione giallorossa ora deve stringere le maglie. Attenzione a Gagliardo da sotto, sbaglia qui, grande difesa da parte di Davide Naso. E ora Catanzaro può andare per il pareggio. Il Palapuera spinge i giallorossi. Abbassi scarica per Rotondo, serve spalla canestro Sereni, col brivido Sereni, Carpanzano arresto e tiro di tabella. Sbaglia la scelta qui Gianluca Carpanzano, scelta sbagliata, 3.50. Prova ad andare in penetrazione, recupera palla Catanzaro e parte in contropiede con Rotondo. È uscito il pallone però. Che peccato, che peccato. Gli applausi della Pala Pulerà per Antonio Rotondo. Rischia. Arresto e tiro di Rischia. Sul ferro, rimbalzo da parte di Davide Naso, può partire il Catanzaro in contropiede. Abbassi, frena Abbassi, serve Carpanzano.
riesce a servire Davide Naso col brivido, però Naso da sotto, lo scarico per il tiro aperto di Giacomo Sereni sul ferro. Che peccato, che peccato. Catanzaro con il quintetto che gli ha dato più punti finora. Attenzione, troppo spazio qui alla tripla da parte di Molinari. Che distrazione per Catanzaro. Naso esce dai blocchi, Carpanzano prova ad andare in penetrazione, Carpanzano stoppato, Gianluca Carpanzano esulta come se avesse fatto un canestro Gagliardo. E ora rientra Rossi, che ricordiamo è gravato di 4 falli. 2:31 più 5 palestrina. Rotundo in penetrazione, fallo, vediamo un po', sì, fallo, fallo, ed esce proprio Rossi, toglie subito dal match uno dei protagonisti, Antonio Rotundo, e ora ha la possibilità di accorciare le distanze dalla lunetta. Rotundo realizza il primo tiro libero. Massima concentrazione per Rotundo. Realizza anche il secondo, meno 3 per Catanzaro, 2:27. C'è tempo per recuperare, ma non bisogna subire canestri, soprattutto quei canestri come li ha subiti Catanzaro. Rischia da sotto, sbaglia Gagliardo, il rimbalzo da parte di Davide Naso. Eccolo qui Davide Naso, serve Rotundo, non tira Rotundo, si limita al lavoro sporco. Naso, gran numero di Naso. Carpanzano recupera un pallone, poi prova un tiro impossibile, Rotundo sbaglia e c'è stato probabilmente un tocco su Rotundo che non si lamenta. Il contropiede e qui sfondo da parte di Rischia su Femi Abbassi. Catanzaro deve segnare, però deve segnare. Passano i secondi, ora ne manca 1:45, manca 1 minuto e 45 al termine del match. Femi Abbassi, serve Davide Naso, spalle a canestro Naso, trova il passaggio per Sereni che sbaglia, un canestro incredibile, incredibile Giacomo Sereni. Cosa ha sbagliato Giacomo Sereni? Ora attenzione, non è finita, ma Catanzaro deve difendere, rischia dalla media, sbaglia, il pallone danza sul ferro, lo recupera Femi Abbassi. Catanzaro per ora non può sbagliare più. Abbassi va in penetrazione, lo scarico per Rotundo, pallone che tocca il ferro e poi commette fallo Giacomo Sereni. Due tiri liberi e attenzione, quanto è pesato quell'errore di Giacomo Sereni. Incredibile, ora ci sono due tiri liberi per Gagliardo. Realizza il primo Gagliardo e mette un mattoncino importante sulla vittoria di Palestrina. Ma sappiamo che nel basket può succedere di tutto. Due su due di Gagliardo e ora ovviamente coach Cattani chiama il time out, guadagnando un po' di metri, perché al rientro dalla time out Catanzaro comincerà ad attaccare direttamente nella metà campo
di Palestrina. 5 punti in 55 secondi e non deve subirne Catanzaro. L'impresa è davvero ardua, ma vogliamo dire noi, Catanzaro per buona parte del match la vita se l'è complicata da sola, soprattutto in questo finale, sbagliando tanto in fase offensiva. Vediamo un po' se riuscirà quest'altra impresa i ragazzi di coach Cattani, che comunque oggi hanno avuto il merito di duellare alla pari contro una delle quattro favorite per la vittoria finale del campionato. Rientrano in campo le due squadre. Catanzaro, come vi abbiamo detto, attaccherà dalla metà campo avversaria, dove deve fare canestro, ma possibilmente un canestro veloce. Carpanzano da sotto per Sereni, che questa volta non sbaglia. Meno 3, 48 secondi. Ora ovviamente giocherà col cronometro anche Palestrina. Rischia. Attenzione, prova la tripla sul ferro Pierangeli. Ora Catanzaro può attaccare. Ci sono 4 secondi di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello principale. Spalle a canestro, Davide Naso subisce fallo. Davide Naso che poi frana a terra. 2 tiri liberi a disposizione di Davide Naso con 16 secondi da giocare. Vediamo un po', ci sono 16 secondi e Naso potrebbe anche sbagliare volutamente il secondo, magari cercare un rimbalzo da parte di Sereni, ma non sappiamo, vediamo un po'. Realizza intanto il primo Davide Naso. Non crediamo che probabilmente farà questa ipotesi, infatti fa 2 su 2. Time out intanto chiesto da Palestrina. Meno 1 per la formazione di coach Lulli. E a questo punto Catanzaro potrebbe provare a commettere fallo e mandare in lunetta un giocatore di Palestrina, che a quel punto avrebbe 2 tiri liberi. Mal che vada Catanzaro si troverebbe sul meno 3, la possibilità di provare l'ultimo tiro della disperazione. Vediamo un po' quello che potrà succedere in questi ultimi secondi. Questa potrebbe essere un'ipotesi plausibile, anche se dall'altra parte poi Palestrina potrebbe fare fallo su un giocatore di Catanzaro. Ovviamente nella basket si chiama questa lotteria dei falli sistematici, e non a caso si chiama appunto lotteria perché davvero può succedere di tutto. Ovviamente Palestrina attaccherà per questi 16 secondi dalla metà campo di Catanzaro. Può andare fino alla fine Palestrina, quindi probabilmente Catanzaro farà fallo. Eccolo qua, abbiamo visto bene. In lunetta ci andrà Rischia con 2 tiri liberi. Solo un secondo ha impiegato Catanzaro a commettere fallo, quindi è andata bene alla formazione di coach Cattani. Vediamo un po' ora, si scalda il pubblico dalla palla da Purerà. È freddo davvero, di ghiaccio Rischia. Se mette anche il secondo è un problema per Catanzaro, se lo sbaglia invece meglio. Sbaglia, attenzione Rischia, abbassi, può andare per il pareggio anche per la vittoria Catanzaro. Vediamo un po' cosa sceglie Femi Abbassi. Pallone per Naso, Naso va in penetrazione da sotto e realizza Davide Naso per il pareggio di Catanzaro.
poi prova, rischia, e la Catanzaro la riacciuffa con Davide Nas, e ora si va ai supplementari. Incredibile. Ora 2 minuti di pausa e poi altri 5 minuti di fuoco qui alla Palapulerà. Vuole però anche il grande apporto del pubblico della Palapulerà. Per i ragazzi di coach Cattani. Attenzione, sotto canestro, attenzione, realizza Gagliardo, canestro realizzato, fallo subito, potenziale gioco da 3 punti, subito Gagliardo si fa vedere, 15 punti per lui oggi. Ricordiamo che Palestrina deve fare a meno per questi ultimi 5 minuti di Rossi, migliore marcatore dei laziali, 25 punti realizzati finora con 6 su 8 da 3. Un bel vantaggio questo per Catanzaro, che però deve evitare di far arrivare il pallone a Gagliardo, che finora ha veramente fatto male sotto canestro a Naso e Sereni. I fischi del pubblico del Palapulerà per Gagliardo, che sbaglia, il pallone viene recuperato da Femi Abbassi, rimane sul più 2 Palestrina, ora può attaccare Catanzaro. Massima concentrazione per i ragazzi di coach Cattani. Abbassi per Naso. Naso, c'era il pallone per Abbassi. 8 secondi. Carpanzano prova a partire in penetrazione. Carpanzano sul ferro. Qui non si è posizionato bene Catanzaro e ha sbagliato. Era molto difficile per Catanzaro andare in penetrazione. Si era chiuso bene in questo caso Palestrina. Qui ottima invece la difesa da parte di Gianluca Carpanzano, che con grandissimo mestiere sposta Pierangeli. Quattro minuti e 10 secondi. Più 2 Palestrina, Carpanzano. Serve Naso da sotto, Davide Naso, lo scarico per Femi Abbassi. 4 secondi per Catanzaro, Abbassi prova la tripla, Abbassi sul ferro. Scelta sbagliata di Abbassi, che ha esitato troppo qui. E attenzione, ora da sotto realizza, rischia, subendo anche fallo da parte di Carpanzano. Si fa dura per Catanzaro. Quarto fallo intanto per Gianluca Carpanzano. Risca, va a tirare, realizza. Ora sono tornati 5 i punti di svantaggio per Catanzaro. È dura per Catanzaro, soprattutto se non comincia a segnare. Qui subisce fallo Antonio Rotundo, andrà a tirare. Ricordiamo che nel supplementare rimangono, la situazione falli di squadra rimane la stessa rispetto a quella dell'ultimo periodo, quindi per ogni fallo commesso da entrambe le squadre saranno 2 tiri liberi. Realizza intanto il primo tiro libero Rotundo. Si concentra Rotundo, realizza anche il secondo. Catanzaro sul meno 3. Ora però bisogna difendere, lo abbiamo ripetuto tantissime volte in questa partita, ma per Catanzaro è questa la chiave.
attenzione da sotto, Gagliardo viene accerchiato e realizza. Realizza Gagliardo. Incredibile. Non sta sbagliando niente Gagliardo in questo supplementare. 10 secondi per Catanzaro, palla arriva a Naso, spalle a canestro, Naso si gira, Davide Naso da sotto, sbaglia Davide Naso, ma c'è stato fallo su di lui. Due tiri liberi per Catanzaro. E soprattutto per Davide Naso. 8 punti per lui finora. E soprattutto di questi, 2 sono serviti a Catanzaro per portare il match ai supplementari. Sbaglia Davide Naso, il primo tiro libero. Realizza il secondo. Rimangono 2 i possessi di vantaggio per Palestrina. È entrato Pozzi intanto nella Palestrina. Qui rischia su Rotundo, prova una tripla, rischia, corta, rimbalzo di Femi Abbassi, scelta sbagliata qui da parte di Rischia. Abbassi prova ad andare in penetrazione, il numero di Femi Abbassi che si gira bene, però ricomincia da capo da Rotundo. Prova Abbassi da 3, pallone sul ferro, il rimbalzo di Gagliardo. Che peccato se fosse andato questo pallone. Sarebbe davvero stato tutto un altro match, ma ora deve di nuovo difendere Catanzaro. Rischia il pallone da sotto per Gagliardo, airball di Gagliardo. Guadagna un extra possesso fondamentale Palestrina sull'errore di Gagliardo. Resta il tiro di Rischia sul ferro e si continua a giocare perché il tiro è arrivato prima dello scoccare del cronometro dei 24. Il tempo scorre inesorabilmente per Catanzaro. Rischia, sbaglia e Catanzaro concede un altro extra possesso, ma per sua fortuna ancora Rischia commette un altro errore. Naso da sotto, fallo ancora su Davide Naso, 2 tiri liberi ancora per il giocatore di Catanzaro. 1-11. Male Catanzaro al rimbalzo in questo supplementare. Mentre dall'altra parte Davide Naso sta costringendo al fallo i suoi colleghi di reparto dell'altra formazione. Si sta guadagnando delle gite in lunetta in cui fino a questo momento ha approfittato parzialmente. Qui però fa 2-2, bene così per Catanzaro. Ora sono 2 i punti di svantaggio per i giallorossi. Rischia, partito bene Rischia, ma poi ha fatto 2 vere e proprie cavolate, passateci questo termine, che stanno compromettendo per la sua squadra la vittoria. Attenzione, prova in penetrazione, recupera il pallone Davide Naso e ora Catanzaro può andare per il pareggio. Abbassi perde palla, che cavolata qui di Abbassi, passateci ancora una volta questo termine, si è distratto Femi Abbassi. 30 secondi, non fa fallo ovviamente Catanzaro, ma subire un canestro qui sarebbe veramente complicato. Gioca con il cronometro, Rischia, prova il tiro e lo mette dentro. Incredibile, e su questo canestro probabilmente il match termina qui. Speriamo ovviamente di no per Catanzaro, ma davvero dura per i giallorossi. Rischia, l'abbiamo detto prima, adesso dopo dei clamorosi errori adesso ha deciso il match, ma tanti sono i demeriti di Catanzaro in questo supplementare.
Naso ci prova da tre. Tre tiri liberi per lui. Ma con 10 secondi davvero si rischia un'impresa impossibile per Catanzaro. Ci proverà comunque Catanzaro. Deve comunque metterli assolutamente tutti e tre Davide Naso. Oppure sbagliare l'ultimo e sperare in un rimbalzo dei suoi compagni. Ma 5 punti in 11 secondi. È davvero dura per Catanzaro. Vediamo. Davide Naso realizza il primo. Realizza anche il secondo. Catanzaro sul meno tre. Vediamo un po' se lo sbaglia. No, realizza. Catanzaro sul meno due. Time out ora chiesto da Palestrina. Ovviamente Catanzaro, come nell'ultimo minuto, farà fallo per portare in lunetto un giocatore di Palestrina e poi sperare in una tentativo dalla lunga distanza. Ma davvero, se riesce questa impresa, sarà davvero una clamorosa impresa sportiva, una delle più grandi della Mastria Vending Catanzaro, che comunque finora ha disputato una strepitosa gara duellando alla pari, ricordiamo, contro una big del campionato. Mentre ricordiamo, la Mastria Vending punta diretta solo alla salvezza ed è stata finora protagonista di un grandissimo campionato, nettamente al di sopra delle aspettative. Ovviamente dalla panchina della Palestrina si deciderà nel passare il pallone a un ottimo tiratore di liberi. Vediamo un po', e infatti, attenzione, riesce a far passare il tempo Palestrina, 7 secondi, ora ci saranno 2 tiri liberi per Molinari, che finora non ha mai tirato, non è mai andato in lunetta Molinari. Vediamo un po' se pagherà lo scotto in questa situazione. Molinari realizza invece il primo tiro libero. Ci vuole almeno una tripla in questo momento per Catanzaro. Deve sperare in un errore di Molinari. Vediamo un po' che fa Molinari. Sbaglia il secondo Molinari. Sereni, attenzione, ultima possibilità per Catanzaro. 4 secondi, fallo su Femi Abbassi. Ha fatto una scelta intelligente Palestrina, perché ora Bassi avrà solo 2 tiri liberi. Potrebbe sbagliare il secondo a Bassi per cercare un rimbalzo. Vediamo un po' che fa Catanzaro. Con 2 secondi, e sì, tutti a rimbalzo, tutti a rimbalzo. Ovviamente deve fare il primo Femi Abbassi, altrimenti sarebbe inutile tutti i discorsi, sarebbero inutili. Lo mette il primo, lo mette. Vediamo se mette anche il secondo. Lo sbaglia Sereni, non recupera il rimbalzo. Rimane alto a pressare Catanzaro, ma ormai davvero a un passo dalla vittoria Palestrina. Infatti vediamo un po', canestro non convalidato, finisce qui il punteggio. Palestrina batte Mastria Vending Catanzaro 87-84.